Bentornati in compagnia di Morte Uriele qui a Metal Wave on Italy. Oggi sono venuti a trovarci gli Hall of Eight che noi andiamo a intervistare e c'è anche una sorpresa, una gradita, graditissima sorpresa. Qui con noi c'è anche Emanuele degli Eldar. Ciao a tutti. Eccoveli qua. Allora, Hall of Eight, iniziamo subito con la prima domanda agli Hall of Eight. In quanto gruppo emergente dell'underground, per voi è difficile o no trovare dei posti dove suonare? Direi questa domanda è riferita a tutti e sì. Poi la faremo anche a Emanuele. Beh, diciamo, è abbastanza difficile per un gruppo emergente, diciamo, riuscire a trovare date e riuscire a suonare in locali. Fortunatamente qualche locale, diciamo, ancora è disponibile e si riesce, insomma, a organizzare delle serate, però per quanto anche riguarda l'underground o Terni, per quanto riguarda locali proprio zero, è molto difficile, molto non molto c'è trippa per gatti, quindi. Ma forse più che altro non è tanto il fatto di suonare alla fine si suona, il problema è magari se il pubblico davanti apprezza veramente quello che fai. Anche avete appena ascoltato le voci dei due chitarristi degli Hall of Eight, cioè di Lorenzo e Maiko. Sentiamo anche Emanuele. Sì. Cosa pensa dell'underground? Beh, l'underground ovviamente io ne faccio poco parte, nel senso che alla fine l'espressione nostra degli Eldar prende tantissimi generi, però riconosco ovviamente che è un'espressione sempre molto viva e sempre molto carica di così sorprese per chi ne è un po' fuori, tra virgolette. Rispetto appunto al discorso live, è proprio una cosa difficile che prende non solo gruppi underground, ma proprio soprattutto qui sul territorio ternano e anche altri luoghi vicini. Insomma, è difficile effettivamente, proprio perché rispetto a tempo fa, in cui c'era una maggiore disponibilità di locali, di situazioni in cui poter suonare, in questi ultimi tempi questi locali o hanno smesso proprio la loro attività live, oppure proprio in generale hanno chiuso completamente i battenti. Vabbè, anche quindi è proprio caso Palmetta. Esatto. Il recente Palmetta. Caso Palmetta. Sorvoliamo il caso Palmetta, esatto. Ma ho saputo che suonate anche insieme. Sì. No? Non sì, fate sì. Una data? Parliamo. Questa domenica 19. Sì, al Parco. Esattamente. Esatto. A Narni? Narni sì, Scalo. Narni sì. Scalo. Parliamo un po' di questa data che fate insieme. Saremo noi Hall of Eight, loro gli Eldar, e verrà anche un gruppo da Perugia, sì. I Dreamless, che fanno sempre un death melodico, sempre stile nell'ambito, diciamo, sì. Quindi diciamo che nella difficoltà siete comunque riusciti a trovare un posto dove sì, suonare, sì, no, fortunatamente ci sono ancora delle situazioni che permettono di così far girare ancora la musica dal vivo, che poi è la massima espressione della musica, oltre al fatto di registrare canzoni, di scrivere canzoni. Poi è chiaro che quello che permette il veicolo vero della musica poi è in fondo il concerto dal vivo, insomma, quindi ben venga che ci siano situazioni così. Beh, questa è un'ottima risposta. Grazie. Prima di farvi qualche domanda, allora voi suonerete al Day Showing Ground Fest, seconda edizione. Esatto. Si parlava di fest. Esattamente. Esatto. Come vi sentite a partecipare a questo evento e cosa vi aspettate da questo concerto? Al quale, ricordo, giusto un appunto, suoneranno altri gruppi, tra cui i Night Rage, nella loro unica data italiana, i Negro, detti Sublime, Dark Clasher e i Dark Lunacy, per dirne alcuni. Sì, alcuni. Beh, noi già intanto siamo molto onorati di dividere un palco con gruppi che noi pensavamo lontanamente anche di conoscere manco sulle foto. È importante questo festival anche per la musica in generale, perché comunque sia qualcuno ci sta mettendo sia la faccia e non solo per sponsorizzare una musica difficile e poco capita in Italia, secondo me. Quindi spero che venga bene, soprattutto per cercare di rifarlo più volte possibile, soprattutto per questo. Hall of Eight che oggi non sono venuti a mani vuote, ma ci hanno portato anche una piccola chicca, il loro nuovo EP. La famosissima.
loro nuovo EP, dal quale ci andiamo subitissimo ad ascoltare un brano, Hymn, se non pronuncio male. Hymn, che è inno, tradotto alla meno peggio, e questo è Hymn degli Elevate, eccoli qua. Proseguiamo con qualche domanda e continuiamo l'intervista e facciamo una domanda specifica ad Alessio, Alessio che è il nuovo cantante. Alessio, sì. Come ti trovi come nuovo cantante degli Elevate? Come ti senti con loro a livello di creatività artistica? Ma prima di tutto devo dire che quando mi hanno contattato sono stato stupito del fatto che mi chiamassero e devo ringraziare di questo Giulio, il nostro batterista. Che salutiamo. Salutiamo Giulio. No, comunque sia, sono molto contento di suonare con loro, anche dal punto di vista creativo. Comunque sia, siamo tutti amanti del gruppo, del genere del metalcore e dello Swedish e del death metal, quindi ci troviamo bene. Parliamo di come è stato per voi scrivere, suonare e cantare questo nuovo EP. Iniziamo da Michael, che lo vedo molto propenso a rispondere a questa domanda. Sì, infatti. Questi pezzi li stiamo preparando da un buon annetto ormai. Sì, diciamo di sì. Poi i vari problemi, cambi di formazione. Soprattutto quelli, ci hanno portato a inciderlo molto tardi. Però comunque sì, siamo abbastanza soddisfatti del risultato. Per quanto riguarda anche me, mi rendo anche abbastanza soddisfatto di questo nuovo EP, insomma. Quindi questo nuovo EP vi soddisfa e sì, questa nuova esperienza con Alessio. Salutiamo anche Francesco Grimani e Valerio Conti che ci hanno dato l'anima per registrare, per il risultato. Ecco, parliamo un po' di questa canzone, Hymn, di cosa parla, di allora, come è stato scriverla. Prego Alessio. Allora, già dal titolo, come hai detto prima tu, Hymn è inno. Fondamentalmente Hymn racconta di una rabbia verso il male, diciamo, verso il male umano. Quindi è diciamo una storia che parla di questo, di un ragazzo, di chiunque si arrabbi contro tutto ciò che è male e quindi lo contrasta, perché una cosa importante dell'EP, di questo EP, è che ha un tema comune, che appunto è quello del male e ovviamente del bene, perché se non c'è l'uno non c'è l'altro. Voi, quando fate i vostri live, come vedete l'utilizzo di scenografie particolari, effetti speciali? Parliamo come pensate. Per quanto mi riguarda la musica, tutto più live che sul CD. Un gruppo, se vuoi vedere se vale, veramente lo devi vedere live, ma non per pubblicizzare le nostre date. Ma per quanto riguarda effetti speciali, sì, sono sempre graditi. Noi magari non è che ne facciamo troppi di terreni. Beh, diciamo, anche perché abbiamo pochi mezzi. Diciamo, vorremmo che si riuscissero, insomma, a coniugare le due cose. Ovviamente l'effetto scenico sarebbe molto più forte che un gruppo che magari va su, fa soltanto il suo lavoro. No, e poi scende. Allora, ecco qua gli Elevate, Alessio, Michael e Lorenzo, se volete fare i saluti finali. In particolar modo non tanti saluti, ma ringraziamenti a voi Metal Wave, a te Mortarieri, soprattutto per il supporto di un genere che in Italia, ripetiamo, è difficile divulgare.